Buongiorno, benvenuti in questo vlogmas numero 13. Mi scuso perché ultimamente sto iniziando i vlogmas di pomeriggio, comunque subito dopo pranzo, così come oggi. Però il fatto è che facendo molta fatica ultimamente ad addormentarmi la sera, proprio perché finivo tardi di montare questi video, ho pensato di interrompere un pochino prima l'editing ed effettivamente sono riuscita a dormire prima, ad addormentarmi prima, però poi cosa succedeva? Che tutto quello che poi mi rimaneva da fare lo facevo la mattina e quindi il giorno stesso dell'uscita del vlogmas di quel giorno, e la mattina andava via così. È successo anche stamattina, tra l'altro ho dovuto fare fatture, pulizie, un bel po' di roba, e quindi voglio cercare di rifare insomma la routine che facevo all'inizio, anche perché forse ho trovato la soluzione. Sono un paio di sere che sto prendendo quella camomilla per aiutare a dormire meglio e funziona, cioè io dopo mezz'ora crollo, quindi voglio provare a rifare come agli inizi, cioè finire video la sera, quindi anche caricarlo, e poi prendermi quella camomilla. Ieri sera non l'ho presa e infatti mi sono addormentata alle 2. Ho visto il secondo episodio di un documentario sempre della famiglia reale, ma si dormiva, io guardavo con i sottotitoli e il volume a zero, e tra una cosa e l'altra mi sono addormentata dopo le 2. Stamattina però sveglia presto, quindi ho dormito pochissimo, mi sono svegliata con l'intontimento, quindi per ingranare mi ci è voluto non so quanto, però mi sono fatta lo shampoo, mi sono truccato, ho sistemato tutte le mie cosine da fare stamattina, e adesso apriamo i calendari dell'avvento. Facciamo super veloci oggi, vediamo che cosa esce oggi. Scatolina numero 13, se magari la riesco a prendere. Vediamo un altro gloss, questo è trasparente però, quindi potrebbe piacermi, insomma. Ok, che utilizzo praticamente sempre il Fenty Beauty quando decido di utilizzare un gloss, però è carino. Poi vabbè, se non mi piace lo darò a Selvaggia. Poi calendario Sun Kissed, l'apertura è da questa parte, vediamo se ce la faccio con una mano, ma non credo perché non si apre. Vediamo cos'è. Ah, un bronzer, perché sto vedendo dalla videocamera, quindi non avevo ancora messo a fuoco. Un bronzer, spero che non sia glitterato, adesso lo apriamo. È matte, quindi potrebbe andare bene. Tra l'altro il colore mi piace un sacco. Questo mi ispira. Tocca al carissimo amico Douglas. Voi sicuramente avrete già visto la numero 13, però io ancora devo trovarla in realtà. Dove sarà? Eccola qui. Vediamo cosa uscirà. Cos'è? Ah, è una confezione mini. Mi ricordano quelle di Neve Cosmetics, ma che cos'è? Glow Recipe Watermelon Glow. Che cos'è però? Sleeping Mask, ok, dopo 10 anni l'ho letto. Una maschera per la notte, per la sera. Quindi questa mi ispira un sacco anche lei. Voglio assolutamente provarla stasera, se riesco, e soprattutto se mi ricordo. Oggi comunque voglio farvi vedere un pochino di cose. Mi rendo conto che il vlog di ieri è stato molto statico, perché più che altro vi ho fatto vedere la base make up che faccio ultimamente, e vi ho parlato anche del motivo, anzi dei motivi, per cui negli ultimi mesi non sto facendo più le views che facevo prima. Ma se volete andatevi a vedere quel video, perché spiego un pochino tutto quanto, perché mi sono confrontata anche con le persone che lavorano dentro YouTube e anche con il mio network. Innanzitutto, qualche giorno fa mi è arrivato un pacchettino da Ailey Fashion. Se non lo conoscete, comunque vi metto il link di tutte queste cosine qua sotto in info box. Poi quando mi andrà, perché adesso sono comoda, sto con questa mega felpona con la tuta sotto e quindi non mi va di spogliarmi, quando mi andrà vi farò un try on haul, ovviamente all'interno dei vlogmas. Questo maglione è bellissimo, l'ho già indossato appunto sempre in uno dei vlogmas, se non ricordo male sì, in quello dove è venuta Selvaggia, quindi lo potete vedere anche indossato, e mi ero anche messa la mia bellissima spilla con la stampella. Il colore è bellissimo, è fatto veramente veramente bene con questa trama, ed è anche molto caldo. Poi ho preso un paio di jeans, dei quali non so dirvi ancora nulla perché appunto non li ho provati. Una lavaggio chiaro, e mi sono accorta adesso che ha queste stelline stile, non lo so, western, e dagli orli delle gambe fatti in questo modo tutti sfilacciati. Non lo so se mi potrebbe andare, però guardando la larghezza della vita potrebbe. Mentre quest'altro è a lavaggio scuro, ha la gamba anche lui regolare, diciamo. Ah, neanche ve li posso abbottonare perché l'asola è ancora chiusa, in teoria dovrei aprirla io. Comunque dal modello sembrano leggermente più baggy rispetto all'altro. Questo è un pugno nell'occhio, ecco, io ve lo dico perché... Allora, il modello è veramente bello, mamma mia ragazzi. Il colore è esattamente quello che vedete,
È super sparaflesciato, infatti non lo so se lo potrò mettere, vediamo. Non lo so proprio, però il modello è molto bello. In realtà nella foto era un pochino diverso il colore, me lo immaginavo un pochino più tenue, normale. Però il modello è questo, è super largo, un pochino crop con le maniche belle larghe, tutte tutte larghe. Non lo so. Non lo sai neanche tu? Ma non sai di che cosa sto parlando? E poi questo cardigan, ci ho messo veramente un bel po', una decina di minuti veramente a capire come si indossasse perché è super strano. Questa prima fascia, non so se vedete la cucitura, in realtà è il collo, quindi fascia molto e poi scende giù. E veramente ci ho messo un sacco a capire. Poi le maniche sono praticamente a pipistrello e sono comunque corte. Il colore è bellissimo, ma solo quello perché su di me fa veramente un effetto coperta più che cardigan, veramente. Poi le tasche sono enormi. Guardate, questa sì, questo quadrato è tutta una tasca. E non è che rimangono, diciamo, come vi posso dire, attaccate. Non so come spiegarvi, però una volta indossato fanno questo effetto qui, quindi tendono proprio ad aprirsi, come se fossero piene, vabbè. Per adesso il maglione cammello è super approvato e poi devo comunque provare i jeans. Poi finalmente sono troppo contenta, non vedevo veramente l'ora. Era dal 26, sì, aspettate che c'è anche il fogliettino dell'ordine. Dal 26 novembre che aspettavo queste due cosine. Questo sito si chiama Beauty Bay, ci vuole un po', insomma, per ricevere le cosine, però sono troppo curiosa, non ho ancora scartato nulla perché è arrivato proprio mentre pranzavamo. Neanche mi ricordo più che cosa ho ordinato. Una palette Book of Magic vista da Basic Gaia. E poi un ombretto liquido. Ok. Vediamo, vediamo. Oh, questa è la palette. Che bella cicciosa. Ah, l'ombrettino liquido è laggiù, nell'angolino. Il pack è molto carino. In realtà, conoscendomi, avrò preso un colore chiaro. Io non mi ricordo proprio niente quando compro le cose e arrivano dopo un bel po'. Comunque veramente il pack è qualcosa di stupendo. Vediamo se riesco a... Ok, a toglierla dall'involucro. Questa è la palette. Oddio, stupenda. È stupenda da fuori, non immagino dentro. Vediamo se... Wow. Oddio, che belli. Sono bellissimi. Non ho una palette di colori blu. Secondo me è proprio questo il motivo per cui l'ho presa. Vi faccio vedere i colori da vicino, poi la proveremo in un video. A proposito, devo ancora provare la Glitter Sieve. Sì, lo so, arrivo sempre dopo. Fatemi sapere se volete che io provi questa, la Glitter Sieve o quella di Giulia Casadei, That's So Fetch per Cosmify. Comunque, questi colori sono veramente bellissimi. C'è un colore chiaro, c'è un nero, ci sono tonalità sul rosa viola, tonalità sull'azzurro verde. Forse quello che manca, vedendola così, è un colore di transizione, perché credo che questo che si chiama Amulet sia un pochino troppo scuro, però è bellissima, non vedo l'ora di provarla. Mi piace di più il pack fuori che gli ombretti dentro, vi dico la verità. Questo è l'ombrettino, vediamo, vediamo. Ah, non è chiaro, ma è più doratino, un po' champagnino. Sono troppo curiosa, ho un sacco di roba da provare fra le cose nuove, le cose di Cosmify o comunque delle aziende che mi mandano le box PR e anche delle mille mila cose che escono ogni giorno dai calendari dell'avvento. Insomma, siamo pieni di roba da provare e io non vedo l'ora. Niente, oggi alla fine giornata spacchettamento è arrivato un altro pacco abbastanza grande, sempre da Amazon, che contiene altre cosine per i Christmas X. Ancora non sono finite, tra l'altro, le cose. E a me viene un sacco da ridere. Carta igienica natalizia, non è quello che pensate, cioè sì, è carta igienica natalizia, però poi vedrete per cosa la utilizzerò. Qui abbiamo una pallina trasparente vuota perché dentro ci andrò a mettere varie cosine. Poi ho preso un nuovo frullatore che è arrivato subito, ve l'avevo già anticipato ieri, però oggi è già arrivato. E poi questi mini alberelli di Natale un pochino innevati che appunto mi serviranno con i bicchieri, quelli che vi ho fatto vedere ieri. Dite che ci azzecca? In effetti nulla. Sono di diverse grandezze, ma credo e spero che uscirà fuori una cosa molto molto carina e soprattutto riproducibile un po' da tutti. Non so se io e Massi ve l'abbiamo mai fatta vedere questa, anzi questo, che cos'è? È un gasatore. Gasatore per l'acqua, cioè la rende frizzante. Vai. No.
Cioè, vabbè, il rumore fa troppo ridere comunque. Virgoletto. Felix e il gargoyle. Lui sarebbe il gargoyle? Sì. Il gatto inavvicinabile, però veramente bellissimo. Niente, per loro, vabbè, è quasi ora di mangiare. Guardate come mi fissa! Per loro è quasi ora di mangiare. E mi rendo conto che in questi giorni sono proprio... Ah, anche Susy. Salve, cara. Mi rendo conto che in questi giorni non sono proprio uscita a farvi vedere nulla, i gatti. Però dovete sapere, ma l'avete anche visto, che fa freddo. No, ma in realtà non fa neanche freddo oggi, come gli altri giorni. Però piove, piove anche adesso, una pioggerellina molto molto fina. Però appunto non sono potuta uscire proprio per questo brutto tempo. Però i gatti sono venuti qui, almeno alcuni. Susy, tu sei il gatto corvo, gracchi invece di miagolare. Mo te do da mangiare. Ma che gli dai da mangiare? Devi aspettare. Salami. Ma che il salame. No, quello me lo mangio io, scusami, eh. Parlando di cose nuove, vi faccio vedere le ultime uscite di Fitvia, Christmas Punch Slim Tea, che ancora devo provare ovviamente perché è chiuso. Buon appetito intanto, amore. Alla fine il salame se lo sta mangiando lui. E poi il Winter Wonder Beauty Tea. Questo l'ho già provato però, già ce ne ho uno. Poi questa bottiglia termica, guardate che bella, la grafica è meravigliosa. E stessa trama la ritroviamo sulla bottle di vetro, che devo fare attenzione a non far cadere in nessun modo. Bottle di vetro con il tappo dorato. Ed era contenuta appunto in questa confezione altrettanto bella, che io ho pensato che potrebbe essere riutilizzata come porta spaghetti. Che ne pensi? Spaghetti? Sì. La pasta. Guarda quanto è bella, non è male, è bellissima questa confezione. No. Perché ridi? Non era una brutta idea. Gli spaghetti li mangi. Ma intanto li metti lì. No, niente, ma sì, li prende, li compra e poi se li mangia subito. Niente, io ho lavato la frangia stamattina e già ci sto litigando, guardate, già si apre tutta. Comunque, sono 9:30, noi abbiamo ovviamente cenato, abbiamo visto anche 3 puntate di The Walking Dead, bellissimo, e ci sono stati dei colpi di scena che non mi aspettavo, però non dico nulla nel caso qualcuno non l'abbia visto. Mi metto subito al montaggio di questo vlogmas che per fortuna avevo già iniziato a montare, almeno non finisco tardi. Anzi, adesso vado giù e mi preparo quella camomilla e vediamo come va, anche perché domani mattina, anzi proprio domani, niente vlogmas, ma uscirà probabilmente il video dove ho copiato gli outfit di Pinterest. In realtà devo ancora decidere quali, quindi subito dopo il montaggio, se ho tempo, deciderò insomma quale outfit copiare. Poi domani mattina ho delle commissioni da fare, devo uscire, quindi avrei iniziato comunque il vlogmas per l'ora di pranzo e non mi andava, come vi ho detto stamattina. Quindi grazie per aver visto questo vlogmas pieno di cose, vi ho fatto vedere un sacco di cose, però spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo domani. Ciao!